La passione per la pittura è partita, iniziata prestissimo, molto prima dell'approccio all'artigianato. Sì, la storia vera è questa qua, che in prima elementare, nel Natale del 1952, mi fu regalato un astuccio con la zip. Fino allora io avevo visto soltanto quelli che usavano su quel periodo, cioè una scatolina di legno con un coperchio che si sfilava, e dentro c'era la matita, la penna con il cannello e la gomma e il gusarabici. E per Natale mi fu regalato questo astuccio, che aprendolo venivano fuori tutti i colori mai visti. Praticamente c'era anche il compasso, uno strumento terribile. Ecco, lì ho avuto una folgorazione e sono stato proprio colpito come San Paolo sulla via di Damasco. Ero talmente, insomma, felice che in quel momento ho desiderato e ho anche deciso che da grande avrei fatto il pittore, e così è stato. E poi invece, quando è successo che si siano unite la passione per la pittura proprio e l'abilità, insomma, nell'artigianato, del mobile? Sì, io ho sempre dipinto, però dopo la scuola sono andato a lavorare in una fabbrica, in una litografia. Uh-huh. E lì insomma facevo un po' di tutto, stavo alle macchine offset, alle macchine rotocalco, al tagliacarta, eccetera. E però era una situazione che mi stava molto stretta, per cui dopo 13 anni non ce l'ho fatta più e son dovuto venir via proprio per linea finita, anche perché i rapporti poi con il principale non erano dei più idilliaci, eccetera. Però insomma, e sono venuto via senza sapere neanche quello che avrei fatto il giorno dopo. Fortunatamente, proprio in questo stabile, i miei cognati facevano già i falegnami, e per cui io sono entrato a lavorare con loro. Ho resistito addirittura 4 giorni, perché insomma il 4° giorno ho detto no, io, ecco, magari in un piccolo fondo, ma mi metto per conto mio, magari lucido i vostri mobili. E per anni ho lucidato i mobili mentre andavo ad Arezzo, insomma, al mercatino, acquistavo i mobili più rotti, più sporchi che c'erano, purché costassero poco, e intanto me li smontavo, insomma, vedevo come erano montati, me li rimontavo come dicevo io, e ho incominciato piano piano insomma, l'attività di restauro. Poi ho cominciato a comprare pezzi di mobili antichi e via discorrendo. E piano piano ho spinto dalla passione per il colore, eccetera, ho cominciato a introdurre il colore nel mobile. I primi finti marmi, i primi fiori, ecco, insomma, che richiamavano un po' quello che era la tradizione. Però anche qui, piano piano, dopo aver imparato la questione, li ho un po' lasciati, ho incominciato a progettare nuovi mobili, nuovi decori, finché sono arrivato a decorare i miei mobili con i miei quadri. Sempre anche riutilizzando pezzi da vecchi mobili? Sì, o prima, materiali, prima sì, l'idea del recupero, che per me è sempre stata un'idea affascinante, è venuta da un'altra parte della mia vita. Cioè, io ho passato gran parte della mia fanciullezza in soffitta. Abitavo in un palazzo molto grande, con una soffitta enorme,
con le capriate, una soffitta diciamo così affascinante, era piena zeppa di vecchi mobili, di vecchie scarpe, di pezzi di macchine da cucire. E io lì ci passavo i pomeriggi interi a smontare e insomma cercare di addirittura di assemblare pezzi improbabili, no? Tanto per ecco nel tentativo di ridargli una nuova identità, magari anche un'anima. Però ecco, io sono rimasto anche lì affascinato da tutto ciò che si poteva nascondere o tirar fuori da un mobile. Ecco, forse insomma, diciamo, è strano, però io sono andato a finire nella costruzione del mobile, eccetera, probabilmente anche per questa insomma, esperienza che ho avuto. E poi, ecco, questa storia io l'ho portata fino ad oggi, perché ancora io insomma, recupero oggetti che magari trovo, oggetti che... ecco, trovo insomma delle discariche insomma, magari e mi sono accorto che la gente butta delle cose straordinarie, cose che per tanti non hanno nessuna validità, non hanno nessun fascino, per me invece sono insomma, sensazionali, e quindi molto spesso io ecco, insomma, recupero queste cose, le assemblo, eccetera. I mobili che io poi ho fatto nell'ultima parte della mia vita artigiana, e hanno tutti delle maniglie, una diversa dall'altra, fatte in questa maniera, cioè recuperando pezzi di ottone, pezzi di macchina, oggetti strani, purché fossero prensili. E io ecco, riuscivo magari a tirarci fuori delle maniglie che stessero bene con tutto insomma, il contesto. Questo anche per quanto riguarda la scultura. Esattamente, e diciamo che il mobile, la pittura e la scultura hanno un po' la stessa matrice, ecco, insomma, per me sono un modo di, come dire, è un modo di tirar fuori tutto ciò che insomma, magari forse è mancato da giovani, da piccoli, i vuoti, riempire vuoti, dare identità a delle figure che attraverso i quadri, i mobili, le sculture. Invece per quanto riguarda le collaborazioni che ci sono state, nascono in maniera particolare o è stata un po' una conseguenza insomma di portare avanti un lavoro in una città anche relativamente piccola, quindi si creano insomma automaticamente? Sì, cioè forse tu ti riferisci al gruppo 13x3, nato del 1978, che poi dopo insomma insomma, e il gruppo 13x3, anche questo qua è nato per insomma, diciamo, per dare forza ecco, magari a delle teorie, per dare forza a un movimento. Insomma, a Castello c'erano anche del 78 c'erano insomma, dei ottimi pittori, e con alcuni dei quali siamo riusciti a formare il gruppo 13x3. 13x3 significa è una sigla, è un acronimo che è nato dal nostro primo manifesto, la gigantografia di una pennellessa le cui misure erano 13x3, e questo qui ha dato il nome al gruppo. E in un primo tempo oltre Gino Meoni, Piero Pellegrini, Corrado Ottaviani, Gabriele Rossi, c'era anche Bruno Ziger, Luca Baldelli e anche insomma, qualcun altro. Poi strada facendo ecco, qualcuno ha preferito continuare la strada per conto suo.
e noi quattro, Mariucci, Meoni, Ottaviani e Pellegrini, abbiamo continuato a esistere sotto il nome del gruppo 13x3. E poi dopo, purtroppo, Piero Pellegrini è mancato a 48 anni, è stata una grossissima perdita, perché Piero era il teorico del gruppo, una persona intelligentissima, una persona coltissima tra l'altro, e era quello che dettava un po' la linea del nostro gruppo. Abbiamo fatto delle cose molto belle, delle mostre straordinarie, e poi dopo però lui è morto. E purtroppo poi dopo qualche anno è morto anche Ottaviani, e lasciandoci veramente orfani, insomma, me e Meoni. Naturalmente il gruppo non aveva più, insomma, ragione di esistere. Siamo in contatto io e Gino, ognuno seguita per conto suo, ma adesso abbiamo da qualche anno abbiamo dato vita al gruppo Artefari, al quale appartengono anche altri artisti, bravissimi artisti di Stato di Castello. Tutto qua. E il modo di lavorare cambia quando, insomma, si collabora in un gruppo, oppure magari ci sono altri stimoli? O... Sì, un po' cambia, perché diciamo... Anche scontri, magari, suppongo. Un po' cambia, nel senso che il narcisismo di ogni artista, eccetera, deve venire un po' meno, perché bisogna considerare gli altri e i pareri degli altri. Si fa gruppo per crescere magari lavorando, discutendo anche, mm-hmm. No? Il gruppo è una cosa importante, perché diventa un modo di lavorare con più teste pensanti, quindi è chiaro che cresci. Si sta insieme magari per tantissimi motivi. Un altro può essere il condividere il lavoro, il dividere le spese di una mostra, eccetera. Però questo necessariamente porta un'attenzione agli altri, che è doverosa. Ma anche la famiglia, nel tuo caso, è un altro gruppo di lavoro importante, sì. Certo. Anche probabilmente più quotidiano, e sì, sì. Forse credo in certi casi anche più difficile. Ma no, il laboratorio dei mobili era portato avanti da me e da Emanuela, poi dopo è subentrata San Veronica, e purtroppo adesso non esiste più per ragioni che tutti quanti possiamo intuire, ma diciamo che la collaboratrice principale mia è tuttora sua Emanuela, con la quale spesso mi confronto anche in maniera rude forse, però è della quale non posso farne a meno, perché magari è quella che con calma mi riporta spesso sulla linea giusta, sulla linea giusta del progetto. Il mercato estero, comunque le esperienze fatte fuori dall'Italia, anche lì sicuramente ci sono delle differenze, soprattutto quando ci si rapporta con committenze magari, ma anche con mostre mercato o esposizioni. C'è una mentalità diversa all'estero, soprattutto nei confronti dell'arte contemporanea? Sì, io ho potuto constatarlo fin da quando con il gruppo 13x3 facemmo una mostra a Francoforte alla Frankfurter Western Gallery, lì proprio, insomma, constatammo la differenza enorme che c'era fra il grado culturale degli italiani e quello tedesco. Là, fin dal dopoguerra, hanno abituato i giovani all'arte contemporanea, e qua sulle scuole invece, diciamo, per
quanto riguarda la storia, insomma, dell'arte, si dà una strisciatina al futurismo, ma poi dopo altro oltre non si va. Là invece fin da giovani l'hanno abituati a arte contemporanea, e noi abbiamo potuto constatare che addirittura persone anziane hanno comprato i nostri quadri pieni di colori, i nostri quadri astratti. E per cui ci siamo accorti subito che c'era una grande differenza. In Italia non si batteva un chiodo. E poi dopo invece con gli anni ci è capitata la fortuna di conoscere una famiglia tedesca, attraverso la quale abbiamo conosciuto delle persone che sono diventate dei committenti, e 3 anni fa abbiamo fatto un progetto bellissimo per una scuola di Norimberga dove si insegnava anche mineraloterapia. Uh-huh. Si faceva la mineraloterapia. Ci hanno chiesto dei oggetti, uno che avesse una forte connotazione artistica, un'altra più spirituale, eccetera, e in più una pittura, murale di 20 metri quadri. E per cui abbiamo progettato delle cose molto belle, cioè, per esempio abbiamo fatto un mobile che andava al centro della stanza, che sembrava una grossa pietra, e proprio sembrava vera, tra l'altro, no? Aprendo questo sasso con una maniglia che era una lucertola, dentro c'era tutta la cassettiera che era dipinta con un prato, cioè fiori, foglie, piante, eccetera. E poi abbiamo fatto un armadio di 2 metri per 2,5 metri per 2, che era un angelo serafino, cioè un armadio che aveva le ante fatte di ali, ali fatte di piume d'oca, per cui era una cosa, e stava appeso nel muro con una luce dietro, e un'altra lampada fatta con 2 ali di vetro azzurro, le ali erano alte 170 centimetri, e con un'aureola al centro fatta di ottone, eccetera, con la luna, il sole, le stelle, eccetera, che era una lampada, dietro c'era la lampada, eccetera. E poi abbiamo fatto questo mare con la sabbia vera portata, presa a Fano, con la sabbia vera, le conchiglie, eccetera, e un cielo con il mare, eccetera, con le onde che venivano a morire sulla sabbia, eccetera. Ecco, e comunque è più facile, c'è più apertura bellissimo. Anche... Sì, loro ci hanno insomma creduto, addirittura hanno visto soltanto i modellini. Uh-huh. Che io ho portato, hanno imbastito tutto il lavoro, hanno dato il via al lavoro sui modellini, e quindi insomma, cosa che qua in Italia non credo che, cioè, a me non è mai capitato, ecco. Sì.